Buonasera e bentrovati con una nuova puntata di Sport in Provincia. Oggi abbiamo con noi tre graditi ospiti. Sono i giocatori della Sartorelli Serramenti e abbiamo qui Fabio Cristini, il capitano, Buonasera. Lorenzo Martelli, il libero della formazione, e Luigi Mancini, il giovane palleggiatore. Allora, Fabio, tu sei il capitano di questa squadra e quindi sono tanti anni che ormai sei una storica colonna portante di questa formazione. Quest'anno i tuoi problemi fisici ti hanno costretto a stare un po' troppo spesso in panchina e tribuna, però hai potuto vedere bene come crescono questi giovani ragazzi. Sì, purtroppo. I miei problemi fisici quest'anno sono stati sempre più frequenti e non ho potuto dare troppo il contributo durante le partite, però diciamo che ho partecipato abbastanza attivamente durante le settimane agli allenamenti, ho aiutato un po' l'allenatore nella fase organizzativa della settimana e devo dire che comunque ci sono stati grossi miglioramenti dalla fase iniziale che comunque dove a settembre ci poteva essere qualche dubbio sul fatto che un gruppo misto come il nostro riuscisse ad ottenere qualche buon risultato. Però devo dire che attraverso alcune piccole chiacchierate, sia individuali sia di gruppo, e attraverso alcuni confronti, si sono abbastanza risolti tanti piccoli problemi iniziali. E devo dire che adesso fila quasi tutto abbastanza liscio. Ricordiamo ai nostri amici telespettatori che la Sartorelli Serramenti quest'anno è impegnata in Serie C maschile di pallavolo e lo scorso anno è retrocessa dalla categoria di B2. L'anno scorso fu abbastanza problematico con anche l'esonero a metà stagione di coach Guidozzi, a cui venne sostituito Alessio Pignatelli, attuale allenatore della formazione. Quest'anno si è deciso di puntare molto sui giocatori Civitavecchiesi, infatti la formazione, se non sbaglio, è tutta di Civitavecchia, ad eccezione dell'opposto, Sì, Antonello Gandini. che comunque è un ritorno gradito che consideriamo in parte civile chiese. E quindi tutti gli altri ragazzi sono o membri della squadra già da 10 anni o giovani che si stanno lanciando nelle categorie senior, come appunto Lorenzo e Luigi, ospiti qui da noi. Iniziamo proprio dal libero della formazione. Lorenzo, tu hai iniziato subito quest'anno da titolare. Come è stato l'approccio alla Serie C e come ti stai trovando adesso che sono già quasi 6 mesi che ormai giochi titolare fisso in questa categoria? Sì, inizialmente è stato diciamo abbastanza difficoltoso perché comunque mi sono dovuto abituare a un campionato molto diverso da quello che attualmente, cioè quello che facevo in precedenza, perché comunque il salto dalla seconda divisione alla Serie C è abbastanza problematico. Però piano piano diciamo che sto trovando il ritmo giusto e la prestazione piano piano si sta stabilizzando. Io ho visto anche l'ultima partita, quella contro il San Paolo Ostiense, che purtroppo siete stati rimontati dal 2-0 al 3-2 per gli avversari, però ho notato anch'io che di pallavolo qualcosa, anche se poco capisco, i tuoi netti miglioramenti, sia come tecnica sia come posizione in campo. Sì, e anche la tecnica, diciamo, anche quella sta migliorando, la posizione un po' di meno perché ancora qualche problema sui cambiamenti di muro, attacco, schiacciate, qualche problema c'è. Comunque, sì, diciamo, sta migliorando molto. Però ricordiamo anche ai nostri amici telespettatori che voi siete molto giovani, infatti tu hai, se non sbaglio, 18 anni, 18 quasi anni 19. e Luigi 19, quindi parliamo di atleti molto giovani che si stanno affacciando alle categorie senior. Rispetto a un vecchietto come Fabio, che Ormai è quanti andata. anni hai Fabio? Io 29. 29 anni, quindi un giocatore che ancora potrebbe dare molto alla No. pallavolo se avesse delle ginocchia più sane, diciamo. E invece la situazione di Luigi è un po' diversa. Luigi era partito in panchina quest'anno come secondo di Andrea Dell'Aquila, anche lui è storico giocatore di Civitavecchiese. Poi qualche problema è sopraggiunto per Dell'Aquila e sei diventato titolare fisso. Anche per te lo stesso cammino, diciamo, la prima partita è un po' di studio alla Serie C, ma adesso netta crescita di prestazioni. Sì, diciamo di sì, perché da quando non c'è più Andrea Dell'Aquila le prime partite sono state più difficoltose per trovare il ritmo giusto con i compagni, perché io sono stato sempre abituato a giocare con altri tipi di compagni, under 18, under 16, sempre le stesse persone. Ora invece da un mese a questa parte le prestazioni migliorano, anche la tecnica, il feeling con i compagni, va tutto bene.
Quello che si nota è che all'inizio stagione eravate due gruppi diversi che si stanno conoscendo, ora sembra davvero un gruppo di amici che lotta per lo stesso obiettivo. A livello umano, com'è stata questa nuova avventura? All'inizio c'erano i famosi gruppi vecchi e giovani. Infatti, come ha detto prima Fabio, ci sono state delle riunioni, delle chiacchierate per cercare di colmare questo piccolo gap che c'era tra di noi. E è un mese buono che non ci sono più discussioni tra i grandi e i piccoli e le prestazioni vanno ancora meglio. Quindi Lorenzo, questa Sartorelli Seriamenti unita dove può arrivare secondo te? Unita, secondo me adesso come adesso possiamo ambire a buoni risultati, diciamo. Ricordiamo Non. agli spettatori innanzitutto il regolamento della Serie C maschile. La prima formazione classificata sarà infatti promossa in Serie B2 direttamente. Le formazioni invece che si classificheranno dalla seconda alla quinta posizione andranno ai playoff. Nei playoff ci saranno gli scontri incrociati, quindi seconda contro quinta e terza contro quarta, fra le due compagini dei rispettivi gironi A e B. Quindi, qualora la Sartorelli Seriamenti riuscisse a finire il campionato nella posizione attuale, cioè secondo posto, andrebbe a giocare contro la quinta classificata di quell'altro girone. E qualora vincesse questo scontro, andata e ritorno con Golden Set in caso di parità, ci sarà una finale a botta secca in campo neutro. Quindi, ormai Fabio, il primo posto lo diamo per perso? Sì, lo diamo per perso, non è scaramanzia, però purtroppo l'Anguilara, che è prima in classifica, ha già affrontato quasi tutte le contendenti dei playoff e devo dire che per il resto troveranno poca resistenza dalle squadre avversarie. L'Anguilla, ricordiamo, ha maturato fino a questo momento 7 punti di vantaggio. Playoff, tu playoff nella tua carriera ne hai già fatti parecchi. Ah. Beh, Come si bisogna approcciare questa fase delicata della stagione? devo dire che quest'anno la formula è particolare rispetto a quella degli anni scorsi, perché comunque in passato sono sempre state partite con andata e ritorno, mentre quest'anno, passato il primo turno, come hai detto tu prima, ci sarà una gara secca in campo neutro e in una partita dove le componenti motivazionali, una giornata particolarmente, diciamo, esaltante anche di un singolo può portarti alla vittoria o viceversa, una giornata storta. E quindi devo dire che sarà una partita un po' particolare, sperando di giocarla, perché in ogni caso è sempre meglio giocarla, una finale promozione che magari uscire al primo turno dei playoff, questo sicuramente. Però penso che la squadra è abbastanza pronta a affrontare una partita del genere, tant'è che il calendario ci permetterà di affrontare nelle ultime 2 giornate due squadre che sono in lotta playoff. E quindi diciamo che saranno due test abbastanza attendibili per valutare un po' le nostre potenzialità. Anche perché appunto a 5 giorni dalla fine del campionato avete tre scontri non facili, cioè quelli contro Monteporzio, Fenice e Velletri, tutte e tre compagini che come voi si pensa molto probabilmente andranno a disputare i playoff, quindi diciamo un antipasto di playoff che sicuramente vi farà arrivare allenati a questo post-season. Sì, decisamente. Ma io sono anche consapevole del fatto che questa squadra, come dicono i risultati, è stata vittima di alcuni scivoloni non con le squadre cosiddette big, ma con un paio di squadre che adesso occupano i bassi fondi della classifica. Quindi credo che sia una squadra pronta ad affrontare partite importanti e anzi a maggior ragione si esalta, anche perché affronta un livello di gioco che è nelle sue possibilità, mentre quando fronteggia squadre che esprimono un basso livello di gioco, un ritmo abbastanza lento e comunque non sono eccellenti in alcuni fondamentali, noi ci troviamo più a disagio ad affrontare squadre del genere che invece che squadre che più o meno gioca una pallavolo evoluta. Cioè, torniamo ai nostri giovani. Lorenzo, si avvicinano ai playoff. Voi fino ad oggi avete giocato sempre i campioni giovanili. Una prima domanda che voglio farvi è: quali sono le partite più importanti che avete giocato fino ad ora nella vostra giovane carriera? E
E la seconda domanda è come pensate che sarà appunto questi playoff di Serie C? Cosa vi aspettate da queste partite? Allora, riferito alla prima domanda, io personalmente ancora non ho giocato nessun playoff, diciamo nessuna partita importante a livello pallavolistico. Infatti, i playoff, parlando comunque sempre molto chiaro, Scaramanzia. sì, di scaramanzia, sarà la prima partita, le prime partite importanti. E infatti, non so proprio come reagirò a livello emotivo a questo A questi evento, incontri, sì. avvenimento, sì. E invece, per la seconda domanda, speriamo, ci aspettiamo del meglio, diciamo, dai playoff, perché comunque arriviamo lì pronti e sappiamo che noi contro le squadre, diciamo, alla nostra altezza, arriviamo sempre preparati comunque agli incontri contro queste squadre. E quindi riusciamo anche ad avere una prestazione, ai nostri livelli e anche certe volte anche superiore. Luigi, è il tuo turno di rispondere. La prima domanda, le partite più importanti sono state ovviamente le finali regionali Under 14, Under 16, Under 18 e le finali nazionali Under 16. Per quanto riguarda i playoff, non vedo l'ora di poterli giocare perché saranno grande prova di maturazione soprattutto. Nella vostra carriera avete sempre avuto i ruoli che oggi occupate o avete cambiato? Io da, diciamo, 2 o 3 anni a questa parte che già faccio il libero. Prima facevo lo schiacciatore e comunque in Under 21, dato che siamo in situazione di urgenza, continuo a fare lo schiacciatore. E invece, appunto, da 3 anni a questa parte faccio il libero. Tu Luigi invece? Da quando ho iniziato la pallavolo sono sempre stato palleggiatore. Quindi sei sicuramente specializzato in questo ruolo. Sì. E rimanendo su Luigi, che ricordiamo è il palleggiatore della Sartorelli Serramenti in Serie C di pallavolo maschile, il tuo cambio improvviso, diciamo, da riserva di Andrea dell'Aquila a titolare fisso, ti ha portato sicuramente a dover conoscere dei tuoi compagni di squadra. Cosa hai provato nell'alzare la palla a giocatori più esperti come Fabio, come Antonio Piscini, come Stefanini, come Malizia, rispetto che a alzare una palla a un compagno dell'Under 18 o comunque del settore giovanile? E il salto di livello è stato difficile all'inizio perché non sapevo che palla dargli, soprattutto a gennaio, febbraio erano i primi mesi che giocavo con loro da titolare. E mentre adesso l'emozione è sempre la stessa perché ogni volta che gioco in Serie C è una nuova emozione, sempre una bella emozione. Però il feeling è quello giusto. Fabio, questi ragazzi in allenamento come si comportano? Sono bravi e ascoltano le direttive di voi grandi o forse vi creano qualche grattacapo? Ma io sono dell'idea che troppi galli a cantare non portano sulla buona strada. Non si fa mai giorno, si dice. Sì, però non lo volevo completare perché poi andavo troppo nel dettaglio. Però devo dire che secondo me loro devono imparare ad accettare tutti i consigli che gli vengono dati e poi, attraverso un po' le loro esperienze, attraverso un po' di confronto con l'allenatore soprattutto, capire quali sono le situazioni veramente importanti da approfondire. Perché comunque in un contesto come il nostro, spesso tutti i grandi si sentono un po' obbligati a dare consigli. Però nessuno in palestra in quel momento è l'allenatore se non Alessio, e quindi io penso che sia giusto che tutte quante le indicazioni partano da lui. Poi, se durante la partita qualcuno ha qualche consiglio su come affrontare una determinata situazione, che però non può essere esclusivamente tecnica, perché ad esempio nessuno dei grandi ha fatto mai il palleggiatore, quindi dare un consiglio su come palleggiare, in questo caso a Luigi, penso che non sia una cosa giusta. E magari ci può essere qualche indicazione su come gestirla la situazione a livello morale, a livello di tensione, a livello di atteggiamento. Per quanto riguarda i discorsi tecnici, penso che l'allenatore sia l'unico obbligato a dargli, anche se purtroppo non sempre capita, e quindi si scattano delle cose, dei meccanismi che
che spesso rendono un po' nervoso l'allenamento, ma nell'agonismo, sempre inteso. Però da fuori quello che si nota è, si sa che la grande curiosità di tutti gli sportivi è sempre sapere cosa succede dentro lo spogliatoio, succede anche con la Serie A di calcio, per esempio, e lo spogliatoio è un ambiente un po' sacro, chiuso, nel quale tante cose si dice devono rimanere dentro e non uscire al di fuori. Quello che si nota al di fuori, non sappiamo ovviamente se è vero o sbagliato, è che comunque il gruppo da settembre a oggi ha fatto grossi passi in avanti come coesione, voglia di giocare insieme a pallavolo e rispetto l'uno dell'altro. Sì, Sono sensazioni sbagliate? no, la valutazione è esatta, però devo dire che su questa cosa ci stiamo ancora lavorando e non è stato facile costruire quello che è tuttora, perché di problematiche ne abbiamo affrontate tante e di aspetti anche su diversi campi che, ripeto, non siano soltanto tecnici, ma anche comportamentali, anche di gestione di una partita, ne abbiamo visti diversi. Per il momento e attualmente le cose vanno bene, anche se io, rimango sempre fortemente convinto che i risultati aiutano sempre a passare sopra i problemi. Come spesso, come a volte è capitato in passato, dove comunque non si sono fatti sempre accigliacchi a campioni di vertice, ma anche campionati per la lotta alla salvezza, si è visto che quando si perdono una, due, tre partite consecutive, i malumori, i problemi si evidenziano, mentre a volte quando i risultati sono positivi e comunque arrivano, come in questo caso. E si sorvola su alcuni piccoli problemi. Quindi, invece dovremmo imparare anche questa cosa, che non sempre quando le cose vanno bene bisogna sorvolare su tutto, perché se un problema è evidente e esiste va risolto, affrontato e sicuramente dal giorno successivo le cose andranno meglio. Voi ragazzi condividete l'analisi del capitano? Sì, assolutamente. Sicuramente. Quindi Obrigati. sono dei ragazzi molto, molto obbedienti alle parole di Fabio. Invece parliamo anche del rapporto che c'è fra voi giovani e l'allenatore. Fabio Alessio lo conosce ormai da 10-15 anni, quindi Sì. sicuramente non è una sorpresa per lui vedere come gestisce il gruppo e come gestisce le partite. Invece per voi immagino che ci sia stato un salto di qualità anche per quanto riguarda proprio la gestione dell'allenamento e la gestione della partita. In genere, essendo anch'io un ragazzo che ha fatto sport, so che passare dal giovanile alla categoria senior, specie anche dal punto di vista proprio caratteriale di approccio all'allenamento e approccio alla partita, sono due mondi molto diversi. Per voi com'è stato? Sì, inizialmente anche qui c'è stato un passaggio, diciamo, perché comunque prima gli allenamenti erano molto più che si giocava, si scherzava, c'era più un divertimento che andare lì per divertirti. E invece ora no, ora che sono cambiate le cose, infatti comunque il clima è un po' più serio durante gli allenamenti e anche l'allenatore scherza di meno. E cioè, nei momenti normalmente, cioè, è normale che nei momenti in cui si può scherzare si scherza, mentre invece negli altri momenti dove c'è da lavorare sodo e da impegnarsi, normalmente è il primo lui e dopo noi lo seguiamo. E comunque noi giovani anche abbiamo modo di approfondire, diciamo, il legame con Alessio, perché ci allena anche in Under 21 e comunque una volta a settimana abbiamo la partita e quindi abbiamo modo di approfondire il Doppio legame sportivo, modo di diciamo, sì. incontrarvi, diciamo. Tu Luigi, cosa ne pensi? Condividi l'analisi del tuo compagno di squadra o la vedi un pochino diversa? Sì, sicuramente come dice Lorenzo, il rapporto con l'allenatore è migliorato per me, per quanto riguarda me, da quando sono diventato titolare, perché io prima vedevo soltanto Alessio che faceva giocare Andrea, perché pensavo che dovessero giocare solo i grandi. Poi ho capito che non era così, poi è stato il fatto del problema di Andrea che se n'è andato e quindi sono diventato titolare. Però il rapporto con Alessio è migliorato, soprattutto anche per l'Under 21, come diceva Lorenzo, e quindi meglio così.
Invece, torniamo alla pallavolo giocata. Da voi avrei molto piacere a sapere qual è stato il momento che più vi è rimasto impresso di questa stagione, fino adesso, sperando ovviamente che i playoff regalino emozioni positive, e qual è stata la squadra che più vi ha impressionato, visto che avete giocato dal giovanile fino ad oggi, immagino che ci sarà stata una squadra che ha detto ammazza quanto sono forti questi. E allora, la squadra che mi ha impressionato di più come gioco in questo livello è stata Anguillara. Per quanto riguarda noi, la partita perfetta è stata quella contro Isola Sacra in casa loro. Quando abbiamo vinto 3-0 abbiamo fatto una partita perfetta. E quindi immagino che nella parte perfetta ovviamente rientra anche una tua prestazione perfetta, quindi Così dicono. che ti rende particolarmente orgoglioso, Sì, immagino. così dicono che ho giocato bene, ma abbiamo giocato bene tutti in quella partita. Ricordiamo che la Sartorelli Seramenti vinse proprio con l'Isola Sacra, come ci ricorda il palleggiatore Mancini, per 3-0 fuori casa con l'Isola Sacra che in quel momento occupava la seconda posizione in classifica. Stesse domande ovviamente anche a te, Lorenzo. Sì, assolutamente la stessa cosa. Infatti la squadra che mi appassiona di più, anche perché secondo me è un livello superiore alla Serie C, è Anguillara. Mentre la partita perfetta è stata quella con Isola Sacra di tutti i miei compagni insieme. Pure se, anche se non ho giocato, diciamo, la miglior partita della stagione, però i miei compagni, per Qual è fortuna. stata allora la tua miglior partita della stagione, quella che ricordi con più orgoglio? E la miglior partita, diciamo, a Sprazzi, quella con San Paolo, anche se l'abbiamo persa, però a Sprazzi ho giocato, diciamo, abbastanza bene. Fabio, torniamo a te e alla tua esperienza. Non voglio parlare di playoff perché c'è da incrociare le dita e poi noi sportivi siamo molto scaramantici. Ma parlando di questa Sartorelli Seramenti, in ottica futura, quindi non per forza nel domani, ma anche più avanti, dove pensi che possa attestarsi stabilmente questa formazione? Più in B1, B2 o in Serie C? Serie D non voglio neanche parlarne, insomma. No. Allora, come hai detto tu, in Serie D non credo che ci sia qualcuno che fa parte attualmente di questo gruppo che possa giocare in Serie D, lo escludo a priori. E in ottica futura penso che questa squadra riuscirà a stabilizzare la sua prestazione sicuramente su una buona Serie C. E poi tutto dipende un po' dalle varie riforme che ho sentito che potrebbero essere attuate. Una su tutte, l'unificazione tra il campionato di B1 e di B2, quindi facendo una sola categoria, la Serie B. Facendo questo, sicuramente il livello della Serie C, si alzerà di parecchio. E considerando che nel Lazio ci sono 16 B2, quindi tanti, tanti buoni giocatori di Serie B e tanti ottimi giocatori di Serie C vanno a completare le rose di Serie B. E quindi un po' dipende anche da questi tipi di parametri che ogni anno cambiano. Però io credo che i ragazzi, acquisendo un po' di esperienza, giocando partite importanti come i playoff, come degli scontri diretti, come ho saputo con l'Isola Sacra, io non ero presente alla partita, però mi hanno detto che hanno giocato una buona partita, e quindi è già sintomo di consapevolezza. Io penso che su dei livelli buoni di Serie C sicuramente. Poi con l'esperienza, come è successo per tutti, anche per il gruppo che nel 2006 vinse la Serie C e andò in Serie B, era un gruppo che era partito come loro dopo delle giovanili, quindi 18-19 anni, insieme all'aiuto di alcuni, diciamo, veterani, in quel tempo erano Fiorentina e Guidozzi, e sono riusciti in 4-5 anni a conquistarsi il campionato. Quindi io penso che anche questa cosa potrà riaccadere, però c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di esperienza e poi una volta ottenuta la categoria, se dal settore giovanile nel frattempo non sono cresciuti qualche altro giovane, ci sarà bisogno di attingere qua e là nel comprensorio. Però. Io ricordo anche però che l'anno scorso la Serie B era la vostra portata. Se il motivo per cui siete retrocessi forse era più da cercare in tanti piccoli problemi interni, che vi anche infortuni, che non vi hanno permesso di esprimervi al massimo. Però qualora vi foste espressi al massimo,
Non so se metà classifica, ma sicuramente la zona salvezza poteva Sì, conquistarla. però diciamo che purtroppo le annate storte esistono. L'anno scorso di problemi fisici di squadra ce ne sono stati tanti. Abbiamo avuto problemi anche, non nego a dirlo, anche con alcuni elementi che hanno composto la rosa, ma non perché erano cattivi giocatori o cattive persone, ma semplicemente perché non era il loro contesto, non era Civitavecchia, tant'è che poi quest'anno si sono dimostrati all'altezza di categorie ben superiori alla B2, eh? Quindi non parlo dal punto di vista né tecnico né comportamentale, ma magari non si trovavano nel loro ambiente e non hanno espresso quello che poteva essere. E quindi l'anno scorso è stata una stagione negativa sicuramente, che però da parte di tutti noi, nel senso abbastanza consapevoli del fatto che un campionato di metà classifica di B2 è nella portata sicuramente. Voi, Lorenzo, Luigi, la B2 per voi è un sogno che farei tutto per far diventare realtà o la Serie C tutto sommato vi sta bene? No, la B2 è un sogno e cerchiamo di arrivarci, poi vediamo nel futuro cosa accadrà. Adesso, Pensate di poter diventare, essere all'altezza di quella categoria? come adesso, io sinceramente non mi sento all'altezza della B2 e fatico a sentirmi all'altezza di Serie C perché, cioè, non sono mai stato abituato a questi livelli e quindi ci dovremmo fare l'abitudine, Però lavorando sodo sperare. immagino che Sì. si può sicuramente migliorare. Luigi, Sì, tu come la speriamo. vedi? Beh, Qualche partita in B2, qualche punto già l'ho giocato, il livello è altissimo, sì, quello sì. Per ora sto bene in C, per ora la categoria per me è questa qui. siete contenti dove Sì, state, diciamo, sì. si lavora per il futuro. In chiusura mancano poco più di 2 minuti, volevo sapere invece da Fabio l'esperienza con il Club Italia. Ricordiamo Fabio Cristini, oltre ad essere il capitano della Sartorelli Seramenti, anche vice allenatore del Club Italia. Fai un breve riepilogo ai nostri telespettatori per spiegargli uno di cosa si tratta, che ragazzi alleni e perché sei lì, insomma. Allora, il Club Italia è una Hai selezione. 2 minuti. Sì, sarò rapido. Allora, il Club Italia è una selezione di giovanissimi, per la precisione sono tutti nati 95 e 96. Rappresentano su un bagaglio di 30 elementi i ragazzi che non partecipano a campionati di livello, ovvero i primi 15 fanno parte tutti quanti di club di Serie A e quindi sono atleti che si qualificano nelle loro società, mentre i restanti dal 15° al 30° fanno parte tutti di piccole società, però sono ragazzi di enormi potenzialità fisiche, enormi potenzialità tecniche, che però hanno scarsa esperienza del campo. E quindi la Federazione Italiana ha deciso di riunirli tutti insieme, si allenano nel centro sportivo di Vigna di Valle, dove attraverso un campionato di B2, che è un livello molto alto per la loro età attuale, gli permette, cerca di creare un blocco di giocatori che aiuterà sicuramente le nazionali giovanili alla conquista dei vari campionati europei e mondiali e si spera qualcuno di questi riuscirà poi a far parte del gruppo della nazionale senior. Tutto ciò, qual è il tuo ruolo e come ti hanno chiamato da Civitavecchiese a dirigere una cosa nazionale? Allora, come mi hanno chiamato non lo so, quindi non ho idea, non so, starò simpatico, quindi probabilmente mi hanno scelto per questo. E per il resto però il campionato va bene, io occupo il ruolo di secondo allenatore, ma anche diciamo il ruolo di collante tra la parte dirigenziale e la parte del gruppo. È un'esperienza positiva o stressante quella che stai vivendo? Tutte e due perché è stressante dal punto di vista dell'impegno e delle trasferte, ma gratificante dal punto di vista dell'esperienza. Ok, siamo in chiusura con la nostra puntata di Sport in Provincia dedicata alla pallavolo. Salutiamo Fabio Cristini, capitano della Sartorelli Seramenti, impegnata quest'anno in Serie C maschile. Buonasera, grazie. Lorenzo Martelli, il libero della formazione. Grazie, buonasera. E Luigi Mancini, il giovane palleggiatore ora titolare. Buonasera.
Per oggi è tutto, ringraziamo i nostri telespettatori e vi diamo appuntamento alle prossime trasmissioni su Provincia TV.